permettetemi di fare un apprezzamento nei confronti di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa, perché la Calabria, che rispetto alle altre regioni d'Italia è un po' più indietro nelle posizioni di sviluppo economico, di sviluppo dell'imprenditoria, oggi presentare questi progetti, queste idee di imprese, di start-up, è una sfida, è un grande risultato, perché in Calabria non va affrontato soltanto la sostenibilità economica, ma anche il fatto che comunque sia per gli imprenditori calabresi, sia per quelli che provengono da altre regioni, bisogna avere tanti motivi, non solo uno, per venire ad investire qui in Calabria e per affrontare con coraggio un progetto che poi chiaramente coinvolge e riguarda tutta la crescita di un territorio. Quindi, oltre a quello, l'apprezzamento per quello che già puoi fare, quindi cercare di incentivare come dire, un approccio più diretto e sostenuto a quella che è, diciamo, l'agevolazione che la Commissione europea nei suoi finanziamenti dà anche ai giovani imprenditori. E quindi, tra le tante difficoltà che come studenti, come giovani, come calabresi e come italiani, come te ne ci troviamo ad affrontare, nonostante una disoccupazione che ormai ha raggiunto livelli altissimi, nonostante, come ho detto prima all'avvocato, ci sono dei segnali di ripresa, nonostante le tante difficoltà che affrontano gli studenti per pagarsi le spese universitarie, nonostante i 10 curriculum che molti giovani inviano al giorno per trovare un'occupazione, mi fa piacere, e questa iniziativa è un esempio, che comunque sia in Calabria che in Italia ci siano tante persone che pensino che questa terra sia ancora una terra per giovani, quindi sia ancora una terra che possa affacciarsi al futuro. Io non vi rubo altro tempo, vi ringrazio e auguro buona fortuna a tutti i partecipanti.